È passato esattamente un anno da quando ho fatto il mio primo video con Hermes Gasparini. Durante tutto questo periodo ho fatto un bel percorso sul braccio di ferro, tra cui tante gare e vari contenuti di sfide. Oggi ho deciso di andare a trovarlo per passare una giornata di allenamento con lui e di sentire anche il suo feedback riguardo tutto il mio percorso. Già uno! Ma che cazzo è? Non si cazzo! Ah, ci gioca proprio. Minchia, ma... Tuo avambraccio? Cresciuto? Un frutto, sì, vedi proprio delle Ah. striature nuove. Sì, questa mi è uscita nuova, prima non c'era, anche qua. Così. Prima non era Così. così, No, queste fili no. non c'erano prima. Yow! 18,5. 18,5, dai, cazzo è. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi è questo qua? Hermes Gasparini, ragazzi. Ormai abbiamo già fatto il video insieme. Campione mondiale, fortissimo, tra i top, livello over the top proprio. Quanto pesi attualmente? Adesso sono un po' più magretto, peso 125, Ok. 126 più o meno. Allora ti ricordo come ci siamo quando ci siamo visti la prima volta, che più o meno il peso era quello, un anno fa, quando abbiamo fatto il nostro Sì, primo forse ero video. qualcosina in più, però ero più sporco, mi sa che Ok. Sei ero più più definito acqua, oggi. adesso un po' più definito, sì. Vedo A parte infatti che bello in vabbè, pump. sti giorni qua di festa, così non ho seguito dieta, non so. Ah, Dopo la ok. gara di solito faccio 2 o 3 settimane di scarico Ah, va completo. bene. Dai, facciamo una challenge allora. Cosa ci proponi? Allora, ne aveva fatta con Leonidas, ti ricordi il tedesco, quello forte, Leonida, ho già quello là sentito. grosso, che abbiamo fatto i Ah, pesi qua. sì, è un youtuber anche lui, ho visto, Sì, c'ha un e bel canale. siccome è un periodo che c'è un po' di infiammazione, ok, un esercizio fatto così di pumping, Sì. ti alleni bene comunque, senza fare, non è proprio una challenge, però più o meno, Sì. senza sforzare tanto, questa qua. Ah, un po' supino È così. leggermente supinata, Con i pollici fuori. i pollici fuori. E A cosa quindi serve? Nel braccio di ferro con che gesto qua ti influenza? Per aumenta tantissimo la forza brachioradiale e bicipite. il top roll, Ah immagino. Ah, ok. Allora vediamo. sì. Faccio questo test con te allora. Esatto. E iniziamo adesso, questo qua pesa 20 kg, se Sì. non erro. E dopo mettiamo su Alziamo. dei chili, teniamo magari 20 ripetizioni per colpo. Ok. E andiamo su, così non sforziamo, Ah, c'è solo pensavo volessi fare pumping. un submassimale, un qualcosa di No, 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 submassimale, no? no, 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 c'è Ok. infiammazioni, polsi, Ok, gomiti, va non... bene, va bene, facciamo così. Quindi dai, io va bene. comincio Facciamo subito. sì. Scadiamo sempre. Ok, quando fai questo gesto non stendi del tutto il braccio, è fatto apposta o Stendo sei tu fino che... qua, fin Ah, dove ok. riesco. Ok. Cioè, non puoi Fino a andare giù quando così. tocca il Sì, quando peso tocca qua delle dove c'è le gambe. cosce è Ok. sufficiente. Che io da calistenico, noi quando facciamo i gesti stendiamo sempre fino alla fine il braccio per le Per il articolazioni. nostro sport non serve meglio distendere tutto il Bicipite braccio. così steso è rischioso. Perché Perché col quando ci tempo noi sono anche lavoriamo carichi alti sull'allungamento. ti strappi i bicipiti. Infatti la Così è paura più grande che perfetto. ho è quella nel cali. Tutti e due insieme sì, è Vai. rischioso. Vuoi far te intanto? Abbiamo un altro atleta agonista, Davide Frari, ragazzi, fortissimo, Sì. categoria meno 100 kg. Sì, Così, guardami. Sei concentrato, guarda, ma vuoto. È uguale no, però. Fammi fare lo supino, vuole vedere la differenza. Adesso mettiamo 20 e 20. Sperimento. Sì. Sì. Beh, ma fino a qui diciamo è che facile. minimum 15-20 reps. Ah. Cosa fai a farlo adesso dopo? Non preferisci farlo in presa prona? Tu lo fa verso fuori. Dobbiamo Sti fissare i cavolo. dischi. Quant'è? 60? Fa culo. Adesso lo fai.
Dato uno. Ma che c***o è, oh? Ma sei fuori? Porca tro... Magari se mi impegnavo ne facevo due, massimo forse tre, forse. No, minchia raga. Vai, prendi la vita. No, è tosta. Devo kipparli. Devo schienarlo forte per chiuderlo. Oh, minchia raga. Qui sempre nuovi. Figa il Benedetti. Allora sono. Non sono abituato al gesto. Vai cazzo, dai. Vai. Sei, sette, vai, otto, vai, dieci, vai, vai, dodici, vai, tredici, quattordici, quindici, vai, sedici, vai, diciassette, vai. Ma è diciotto. Diciotto, vai, venti, diciannove, venti, dai, cazzo. Aiutami. Porca troia. Fai fare almeno un mini stacco, solo quello, giusto per... Stacco da terra. Sì, sì. No, raga, stiamo scherzando. Forse military press va bene. No, nei bicipiti non sono forte. Nelle spalle una spinta me la cavo. Però nel tiraggio no. Se me ne farai 12. Madonna. Dai. Cosa senti? Schiena, bicipiti? Ok. Di solito le faccio sedute. Madonna. Lo sagomato seduto, cosa che non la schiena. Fai una flexata di bicipite con me. Come ti chiami su Instagram, sempre Davide Frari? Quanti, che categoria sei? 100. 100. Quindi quanto pesi? Uomo. 97. Devi dire 100. Sono un uomo. Sono quasi uomo. Mancano 3 kg. Ma. No, ma c'è una forza fuori di testa. C'è un bel angolo anche qua. Nulla. Ancora? Oh, ti ho scrocchiato guarda, come, guarda, no, sono freddo. Come Mattia. Chiudimi piano piano. Fanno ancora? Quello chiuso. Sì. Perché mi stai premendo a partire in vantaggio. E non cambia un cazzo. Facciamo una cinghiata? Sì. Ah? Cosa? Un braccio. Cresciuto? Sì, vedi proprio delle striature nuove. Sì, questa mi è uscita nuova, prima non c'era anche qua. Prima non era così, no, questi fili non c'erano prima. Vai piano piano, chiudi. Madonna, no, no. No, no, c'è tanto dislivello. Ma fa far così, dai, giusto per... No, vai, vai, però. Vai. Sì, 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 va bene. Mi polso, mi apre, devo usare il bicipite. E per finire... pure qua, va, ragazzo. Ready, go.
Hai provato? Porca puttana. Aspetta ancora. Questo non ci serve. Vai. Vai. Mica, mi annulla proprio. Secondo me. Fammi salire più in alto, cazzo. Il primo mio al mondo. Dove fa? Vai. Porca puttana. Ancora una e poi basta. Fammi agganciare col... la gamba. È normale. Vai. Sì, cazzo. Gioca proprio. Cioè, ma non è neanche il polso. Un conto se fosse il polso, ma anche i bicipiti mi annulla. Fagli vedere questo avambraccio. Ma è scarico. Vediamo te invece per fare un confronto. Faccio esattamente come ho fatto con Hermes. Adesso. No, giusto per vedere quanto cambia. Voglio fare la stessa cosa per vedere quanto cambia. Così esprime le tue sensazioni. Vai. No, non cambia. Tra Hermes e... Non sta sul polso, ok. Se sei... push, cambia tutto. Faccio, salgo due dita più in alto, tutto arrivo alle nocche. No, così cambia tanto. Sì, è vero, tanta vai, però, forza. ma a chiudere così non riesco, posso tenere. Far devo fare la King's Move e cadere. Forza di pronazione laterale. Ma infatti... Se fai così fai una fatica atroce. Tu hai di avambraccio? Quanto avete di avambraccio? Facciamo una flexata tipo tre così. Dovrei avere 40. 40 così, dal braccio teso? Sì, così. Io 34 e mezzo. Te quanto sarai? 43? Tu, 43 immagino, se lui 40. Ma come? Ah, di così. Così c'ho 48. Porca puttana. Stai fermo, dai, concedimi un po'. Vai tu piano. E che cazzo? Poi tieni sempre premuto, tieni premuto, tieni premuto. Dai, au! 21. Devi capire bene la presa, secondo me. Sì, no, ho fatto le troiate lì. 21 e 7. Cioè, ci stai già dolore. Mantieni, non... Ok. 20 e 2. Oh. 17,7. Oh. Ecco, questo è bello alto. Si vede che sei un primo top roller. Primo, aspetta. No. Per ora è un primo record. Yow. 18,5, dai, cazzo è. Raga, 18,5. Questo è un top roller pure, infatti quello 18,5. Si vede. Inoltre ragazzi, per chi vuole darmi un ulteriore contributo, potete mettere un bel grazie e mettere un vostro commento particolare. Potete scegliere voi il tipo di offerta che volete fare, mi farebbe molto piacere, il vostro commento verrà evidenziato in primo piano. Quindi questo è un ulteriore contributo da parte vostra per chi vuole sostenermi al meglio. Senza magnesite è tosta, ti dico. Che cazzo è? Mamma mia! 4. No, io non ce la farò ora come ora. Mamma mia. Ti giuro non me l'aspettavo. Dopo mai mi ti facevi tenere giù i gomiti però. No, no, va bene anche così, possono strusciare. No, giù i gomiti a terra, questo, no, ma che vada indietro è normale, deve tirare su no, e fare questo. Così, però. Ho smesso apposta. Mi sembra proprio di chiudere perché ti sto prendendo qua di brutto. Una persona normale avrebbe ceduto. Le dita perché le sento mie. Oh, veramente quando sei in gancio così super. Allora. Proprio annullato. Mm-hmm.
Vai tu. Fammi qui il molleggio come facevi prima. Quello mi è piaciuto. Cazzo. Però è efficace. Comunque destro e sinistro c'è la differenza. Di più destro. Si sente tanto. Intanto da bravo atleta aspetto ulteriormente Hermes che si stanchi, così mi approfitto subito per batterlo una volta per tutte. Subito, subito che sei stanco. No! Basta. Vuoi fare ancora una, così mi scaldo con te, faccio quello che hai fatto te. Dai, dai, così fai endurance. Faccio copyright. Vai. È fresco, eh? Prova a mettermi. Madonna! Vai. Vado? Sì. No, neanche! Neanche! Ancora fresco sulla mano, ce l'ho spompata. Ah, ok. Vai. Ti vedo bello cotto. Con... Dai, va bene. Va bene così? Bravo, comunque, no, me, almeno so adesso i punti che devo allenare, perché questo movimento mi manca proprio il gesto... Quindi sono proprio le basi. Sì, no, lo allenerò. Tanto a livello cioè calisthenics va bene, per carità. Sì. Però se fai una base di pesistica ti aiuta tanto. Va bene, va bene. Forzare il movimento della forza. Mm. Niente raga, per oggi è tutto, ti ringrazio di avermi fatto provare questo movimento, seguitelo sui social e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Stay strong.